Professore, infarto e malattie coronariche acute fanno un po' meno paura rispetto al passato, la mortalità è diminuita negli ultimi anni. Beh, senza dubbio abbiamo avuto la possibilità di sviluppare non soltanto nuovi approcci terapeutici, ma anche un sistema logistico organizzativo che consente di arrivare al paziente in tempi rapidi per realizzare il trattamento ottimale. E questo nel corso degli ultimi 2 decadi ha consentito una riduzione della mortalità in generale delle sindrome croniche acute, soprattutto per la fase acuta intraospedaliera. Possiamo dire che sono malattie croniche con degli eventi acuti, diciamo. Certamente, superato l'evento acuto, il problema non finisce, anzi, il paradosso a cui stiamo assistendo è che a fronte di una riduzione della mortalità acuta intraospedaliera c'è però una serie di eventi che sopraggiungono nel periodo successivo, per cui l'attenzione non deve assolutamente calare sia in termini di provvedimenti terapeutici che in termini di educazione sanitaria. Il malato però forse si adagia un pochino, nel senso che col passare del tempo tende a dimenticarsi delle terapie che invece sono essenziali. Uno dei problemi delle società occidentali oggi riguarda l'aderenza al trattamento. Molto spesso con il passare del tempo si riduce l'aderenza al trattamento, non si prendono più le pillole, le pasticche necessarie, considerando che tutto sommato lo stato di salute è buono, e invece questa prevenzione che si chiama secondaria, che sta ad indicare di evitare un secondo evento una volta che si è avuto un evento, è molto legata ad un trattamento farmacologico a volte complesso, ma assolutamente necessario per continuare a migliorare la prognosi di questi pazienti. Dal punto di vista terapeutico, per quanto riguarda appunto la prevenzione secondaria, ci sono novità, ci sono state novità anche a questo congresso ANCO di Firenze. Beh, abbiamo una serie di farmaci che sono utili in prevenzione secondaria nel controllare tutti i fattori di rischio che determinano la progressione della malattia, quindi dall'ipercolesterolemia all'ipertensione arteriosa, e ci sono dei farmaci che vengono iniziati in fase acuta che vengono poi continuati per un periodo prolungato. Sono quei farmaci che agiscono sostanzialmente per, diciamo così, per banalizzare, mantenere fluido il sangue, che hanno un'azione sostanzialmente antiaggregante piastrinica, sono queste particelle che tendono ad agglomerarsi e a tendere a chiudere i vasi sanguigni, e quindi una terapia in questo senso è particolarmente indicata. Oggi abbiamo a disposizione dei nuovi farmaci in questo specifico settore, molto più efficaci dei precedenti, che garantiscono un'ulteriore riduzione di eventi anche ad un follow-up più prolungato.